Luisa da Padova. Che a me non me ne frega niente, io telefono da Padova. Perché non te ne frega niente? Perché non, non me ne frega niente gli ex comunitari, ti garantisco che gli ex comunitari sono nelle nostre città, li arrivano, si riversano nelle nostre città, nelle nostre vie, la fanno da padroni, rubano, bastone. Fammi ascoltare. Allora mi viene il vomito. E poi gli unici che vengono arrestati sono due poveri cristi italiani, sì, perché loro entrano nelle carceri e riescono immediatamente, anzi entrano nelle carceri e stanno benissimo. Però Luisa, allora, è un lusso per loro. Voglio capire che cosa hai provato quando hai saputo della notizia dei 700, 900, 950. Assolutamente quelli. Niente, ho detto pochi, troppo pochi, molti di più. Non devono più venire qui gli ex comunitari e fare i porci pochi. Comodi loro nella nostra città. Pochi. Porci comodi pochi loro. Ma lei è una vergogna umana. Pochi. Troppo pochi. Ma lei è una vergogna umana. Noi abbiamo delle conseguenze altissime. Solo è pieno solo di extracomunitari. Tu giri per le città, giri per le vie, devi chiedere un'informazione e dici: ma dove sono? Ma in Tunisia? Solo extra. Allora, però io voglio capire non da Luisa una cosa. No, ma non c'è più da capire oltre cosa. Ha detto pochi, ma ha dato il numero di pochi, telefono. Pochi, è una vergogna questa storia. È uno schifo. Scusami, è un Vespasiano, David, ma che c'entra un Vespasiano? È una persona che, che ci sta raccontando quello che ha provato nel momento in cui. Pochi, ma ha non detto si può. Pochi. Ha detto pochi. Pochi. Perché pochi ha detto. Non fare l'indignato speciale. Ma no, mi fa schifo veramente. Chiedile perché ha detto pochi. Chiedile. Ma non è detto che mi fa. Se un minimo di interesse all'umanità. Perché ma no, l'umanità bestiale no, francamente. Se tu andassi nel loro paese ti tratterebbero molto peggio di quello che vabbè, loro infatti uno si può dire, Luisa, si può dire che scappano proprio da quel paese lì, esatto, appunto per questo, appunto perché magari. Allora tu prova a venire nella tutti, nostra città. Poi scoprono che c'è Luisa e se ne tornano nel loro paese perché gli fa schifo vivere con della gente come lei. Non vogliono vivere in Italia, Luisa, non vogliono perché c'è gente come lei. Vengono qua, sbarcano e vogliono andare in Germania. Italia, non vogliono starci perché ci sono dei coglioni come lei, ha capito? Ma che restano qua, non quelli che hanno la laurea. Scusa, i bambini che sono morti, va bene Luisa, lascia perdere la Germania la laurea. I bambini che sono morti, che cosa ti suscitano? No, beh, per carità, umanamente è ovvio che per carità, mi dispiace per un cane, ci manca, mi fermo e mi ammazzo io se mi attraversa un gatto, non è quello. Però come Hitler, come i nazisti lo dicevano così. I nazisti, cioè la prima la moglie dei nazisti decideva così. La prima cosa che hai detto, la prima cosa che hai detto però è troppo, la prima cosa che hai pensato troppo pochi. Sì, troppo pochi per pochi. Quello che loro vengono a fare qui. Vabbè, non è siamo che questi qua siamo esasperati. Noi non possiamo più uscire la sera. Io ho 50 anni, mi sono sempre divertita. Uscivo la sera tranquillamente, ci si ritrovava nei bar, nei locali. Vabbè, ho capito tutto. Grazie Luisa, ciao. Grazie. Aldo, provincia di Venezia, vai Aldo. Io vorrei sapere una cosa. Intanto Parenzo deve finire di rompere i coglioni, di fare il difensore di tutti, di tutta, se c'è una feccia lui è il difensore della feccia. Dunque, non ho capito, a lei non la difendo. Non ho capito. Vabbè. Quindi lei è l'eccezione, diciamo, no? Ma no, lei è essendo feccia, lei è l'eccezione, per cui non la difendo, stia tranquillo. Ma te ne vai a Parenzo. Ma sei ci ho vissuto per 25 anni. Aldo, io torno alla domanda iniziale. Quando hai saputo di 700-900 morti? Guarda, posso dire la verità, la vera sincera. Non ho un emerito cazzo di niente. Zero. Cioè, non hai avuto nessun tipo di reazione. Emozione zero, anche perché è una notizia che è come la domenica sportiva. Cioè, scontate, dici, la gente che muore nel Mediterraneo. Questo bisogna dire che è vero, Parenzo, non ha torto da questo punto di vista. Cioè, 700, 900, 300, 400, 50, 200, non è che 50 sono meno. Il fatto che vi siate abituati ai morti, la dice poi lunga. Ma come? Il fatto che vi siete abituati ai morti. E come? In 5 minuti. Ma moralmente, sì. Allora, avendo responsabilità per quel che moralmente dico che faccio. Uno che muore moralmente ti può suscitare del dolore, ma a parte che non li conosco, quindi no, mi addolora di più quando vedo uno che muore in bicicletta o uno che muore in moto. Ah, perché uno prova compassione allora, solo per i propri prossimi. Moralmente sì, certo, ma è un sentimento. Non è un cazzo, hai capito? Non è un problema mio. No, cioè. Ma scusa, ma se Aldo. Anni, ragazzi, saremo 11 miliardi. Ma Dio Cristo, ma dove te li vuoi mettere? Tutti a casa tua, Parenzo?
portateli a casa tua, cosa vuoi che ti dica? È incredibile, non erano miei parenti e quindi chi se ne frega. E oggi stai parlando di fesserie, parenzo, stai parlando di... Dici sempre le solite stronzate, sempre le solite. Cadi sempre nel solito tranello. Io, per far vedere che sei il signor... Oh, risolvo tutto, ma che cazzo risolvi? Io ho detto, ognuno risolve e fa il proprio mestiere bene o male. Allora, io l'unica cosa che posso fare è quella di provare a fare il giornalista, di raccontare delle cose e di dire quello che penso. Questo è il mio ruolo. L'avvocato fa l'avvocato, il notaio fa il notaio, la Mogherini fa la Mogherini e il Parlamento italiano ed europeo fanno le loro cose. Il nostro ruolo è quello di dire e raccontare come vanno le cose, capito? Questo è il nostro nazismo, dietro il nazismo, che non c'entra niente. Questo è il nostro ruolo, che non c'entra un cazzo di niente. Sta gente qua, quando mi segnalo messo, che questo è un atteggiamento assolutamente razzista, questa gente qua il problema lo risolvi, ci metti 10 quante nazioni siamo in Europa, 28? 10 navi a nazione, non è tanta roba, 280 navi nella costa libica, 280 navi con i radar, li blocchi tutti alla partenza. Fuori dei coglioni, tornate indietro, non avete i requisiti per venire qui. Qui viene chi ha il permesso, chi va a lavorare, chi può vivere e lasciare vivere gli altri. Tutto il resto fuori dai coglioni. Va bene Aldo, ciao. Michele Pistoia, vai Michele, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. Senti, è l'ora di finirla con questi sbatti qua, ma ne morisse 700 al giorno sarei contento io, perché tanto questi vengano qua, mangiano, beano alle spalle nostre, vengono a rubare, ammazzano, e allora è inutile che debbano venire qua, ma invece di andarla anche a prendere, tocca anche andare a prendere in Libia. Sì. Scusi, lei è una persona reale? Certo. No, scusa, perché adesso cambio registro. Lei è, una, certo. Lei è vivo, lei? Certo che sono vivo. Come lei, si chiama? Non ho capito. Ricominciamo da zero. 20:01, pardon. Lunedì, la Zanzara di 24. Michele da Pistoia. Benvenuta. Certo. Michele da Pistoia. Azzeriamo tutto. Certo. Buonasera, certo. Radio 24. Ciao, Cruciale. Ciao, Parenzo. Michele da Pistoia. Prego, Michele. Che voleva dire? Che ne morisse 700 al giorno ancora. Azzeriamo tutto un attimo, vediamo se forse siamo in onda. Vediamo. La parola al coglione, Michele da Pistoia, prego, coglione. Tutti in casa sua. Coglione io come coglione lei, Parenzo. Lei tutti scusi, in casa sua. Ha lasciato il numero di telefono? Certo che l'ho lasciato. Ma che devi fare col numero di telefono di Michele da Pistoia? Che devi fare? Andare dai carabinieri? Che devi andare? Un momento. Le voglio spiegare ai 2 milioni di persone che ci ascoltano una cosa. Aspetta. Di quelli che dico sempre, la morte neanche un cane è un sagura, però è l'ora di finirla, perché qui tanto questi vengono, rubano, vivono alle spalle nostre. E allora ma che si deve andare? Devono anche andare a prendere in Libia? Porca miseria, poi dopo magari che gli si dà da mangiare, da bere, da dormire lì. No, guarda, questa è la crociera, si mettono anche in crociera da qui avanti. Allora Michele, io non ho capito Michele, la tua proposta. Lei la chiama crociera quella che hanno fatto queste sette. No, giusto, adesso mi calmo perché sennò mi incazzo. Pagano per capire. Per la crociera. Cioè, scusi, crociera. Michele da Pistoia. Invece di pagare 2 o 3 mila euro, 5 mila, che siano a casa sua. Invece di venire qua. Sennò mi incazzo. Scusa, allora guarda, oggi mi incazzo. Michele. Allora no, fammi parlare un secondo. Vorrei capire una cosa, Cruciale, te lo giuro, oddio, dai però, mamma, sei troppo agitato stasera. No, poi sto zitto, promesso. Sei troppo agitato. Michele da Pistoia ha composto l'800. Michele da Pistoia ha composto l'800 24 0024, ha telefonato, ha detto quello che voleva dire, ha lasciato il numero al centralino, il centralino della radio lo ha richiamato, è entrato in onda e gli abbiamo fatto notare sobriamente che forse stava un po' esagerando, abbiamo azzerato tutto, lui ha ricominciato, quindi Michele da Pistoia, lei è una persona reale, vero? Ma no, non sono reale, sono un fantasma, come lei allora sarei un fantasma. Un altro che si chiama Claudio, Claudio magari dico anche il cognome, lurido pidocchio ripulito, ti auguro di tutto il cuore di morire affogato insieme alla tua figlioletta, magari fai una gita in barca con qualche altra merda di parvenu dei tuoi... Io sono notario a questo. Aspetta, Claudio. No, a me lo dicono, il tuo miserabile stampo, sei soltanto un ridicolo stronzetto in delirio di onnipotenza e con una gran faccia da cazzo. Questo signore si chiama Claudio, già segnalato ovviamente, però voglio dire Michele... Segnala anche Michele da Pistoia. No, ma Michele da Pistoia, questo non mi ha augurato la morte.
notte. Michele l'ha augurata ai 700. Ma quelle sono follie. Effetti della morte. Beh, come no? Hai detto che vuoi 700 morti al giorno? Ecco, io però sono di quelli che non l'augura neanche a un cane, ma è loro di finirla questa gente. Questi sono peggio dei cani. Sono peggio dei cani, ecco qui. Sono peggio dei cani. Allora, no, ma io voglio capire una cosa. Tu in mare. È meglio che muoiano in mare. Tu vuoi? Tu ti auguri 700 morti al giorno? Al giorno, po' festa, tappo spumante tutti i giorni da qui avanti. Michele da Pistoia, però io prima di incazzarmi vorrei capire perché non è, siccome non ce n'è solo una di queste telefonate, caro Brento, ce ne sono diverse. Ma perché si devono anche andare a prendere là in Libia? Si devono andare, io sarei di quelli che per carità si salvano quando sono nel nostro mare. I nostri pescherecci quando sono nell'acqua internazionale vengono sequestrati. Questi nonostante tutto si vanno anche sì, a sì, ma se questi stanno affondando, a parte questi sono affondati lo stesso. Si affondano, ma allora? Ma pagano anche per sanno che affondano, ma dove vanno? No, sanno ma che affondano. La mia tesi è che sanno di poter morire, ma però non è che sperano di affondare, non è che fanno viaggio per affondare, ma no? Ma gente che hanno i telefoni, i cellulari più evoluti. No, i cellulari non è che ce l'hanno tutti quelli da dentro, ce l'hanno gli scafisti. No, ce l'hanno anche loro. Ma non ce l'hanno loro, sono 700, come fanno ad avere ognuno il satellitare? Che dici, Michele? Ti vuole fare la gente lì, ma non stanno meglio di te, questo non si può dire che stanno meglio di te, questo non si può dire, perché ma tu non andresti su un barcone e in giro per il Mediterraneo a cercare ventura, non ci andresti. Ma non ci andrei perché sono consapevole del fatto che se bocco un barcone del genere muoio. Si può anche dire quelli sono talmente disperati e vogliono cercare un'altra vita. Allora perché vengono? Perché si mettono su quel barcone allora? Spiegami. Ma non è si mettono su quel barcone perché pensano di trovare l'America qui in Italia. Beh, anche questo, certamente, anche questo. Sì. Ma qui è un cielo. Tu sei dell'idea, Michele, che questi qua, come disse una volta un leghista, no Parenzo? Che cosa disse una volta? Perché vengono qua, c'hanno le Nike, li vedi qua con i. Ma no, io non so se c'hanno le Nike, ma sicuramente. Questa gente che viene qui e poi dopo tanto il lavoro non ne trovano perché non hanno voglia. Vabbè, ma queste qua sono le conseguenze di quello che trovano, un altro discorso. Ma che si deve prendere tutta noi la peggio freccia appena del mondo? Appena hai saputo. Abbiamo anche Michele da Pistoia, non possiamo avere dei migranti? Abbiamo persone che la pensano come Michele da Pistoia. Ma io peccato Parenzo, che io pago le tasse, non come i migranti. Ah, lei paga le tasse. Allora, Michele, quindi ha diritto di dire qualunque cosa. Michele, io voglio capire una cosa. Appena hai saputo di questa notizia, 900, 700 morti, la prima cosa che hai pensato qual è? Ti sei messo a ridere? Ho detto pochi e Don Amanti ne morisse 700 al giorno. Ho capito, benissimo. Ciao Michele. Smettano di venire. Ciao.